Buongiorno. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mario e oggi siamo qui con una specie di specialino. Beh ragazzi, che dire, l'anno non si è concluso nel migliore dei modi, perché anche questo mese abbiamo avuto i soliti imprevisti, insomma. Ebbene sì, questo mese non ho caricato nulla perché avevo programmato di comprare una PS5 e portarvi un video specialissimo sulle prime impressioni e anche su Dark Souls, ragazzi. Sarebbe stato veramente epico quel video. Ma invece non si è potuto fare nulla. Diciamo che intanto sto preparando una nuova top e sarà davvero ben costruita. Adesso sono molto indietro col lavoro perché pensavo di poter riuscire a fare questi video con la PlayStation, però non si può perché è introvabile, quindi mi sa che purtroppo ci rivedremo l'anno prossimo. Non volevo lasciarvi completamente a bocca asciutta, quindi a Capodanno vi porterò una specie di compendio dei momenti migliori di questo catastrofico 2020. Beh, però non è stato totalmente negativo, perché quest'anno finalmente sono riuscito a trovare il contenuto che fa per me. Sono riuscito finalmente a trovare quello che mi piace davvero fare, ovvero le top. Ragazzi, mi piace tantissimo fare le top, montarle è uno sbattimento, ma quando è finito tutti i pezzi si incastrano ed è tutto perfetto. È bellissimo, ragazzi. Ed è tutto grazie a voi, perché diciamo che è iniziata un po' così, per scherzo. Ho voluto fare una collaborazione con DeMarcolino 852 Otaku e insieme a Kero abbiamo creato questa top 5 dei migliori stand di JoJo, che tuttora è molto guardata, è uno dei video più guardati del mio canale in questo periodo, cioè diciamo in questo anno. Mi ricordo quando abbiamo raggiunto i 600 iscritti a inizio dell'anno, che avevo detto, secondo i miei calcoli, se continuiamo così, entro 8 mesi dovremmo raggiungere i 700 iscritti. Mi sbagliavo un po' perché è successo 4 mesi dopo. 4 mesi dopo ho raggiunto i 700 e lì infatti ho fatto lo speciale insieme a Kairu, Mike e Luca. È stato veramente divertente, quello probabilmente è il mio video più divertente dell'anno. Mi è piaciuto tantissimo, è stato veramente bello registrarlo e anche montarlo. Me lo sono visto 40.000 volte perché continuavo a ridere. Pur lasciando My Singing Monsters, che era diventato per me una specie di palla al piede, devo dire che sono stato sorpreso. Pensavo di perdere tantissime iscrizioni, invece sono aumentate. Mi spingono a fare di meglio. Infatti ragazzi, la prossima top avrà molte migliorie, sia dal comparto grafico, insomma, ho sistemato un po', sarà un po' più bello, insomma, ma sia dal comparto qualitativo, perché per dire. Quindi ragazzi, questo video è una specie di grazie, perché grazie a voi ho finalmente trovato quello che voglio fare su YouTube e continuerò a farlo per molto, spero. Niente ragazzi, il video è terminato, ma prima di lasciarvi volevo farvi vedere un po' cosa avevo in mente per l'anno prossimo. Io non vedo l'ora di portarvi una top sui migliori episodi finora di The Mandalorian, perché l'anno prossimo poi vedremo una terza stagione e io sono veramente gasatissimo già da adesso. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like qua sotto, commentate, iscrivetevi e noi ci rivediamo alla prossima. Ciao ragazzi!